attivata la nuova circolazione a Frosinone. Traffico in tilt e diversi disagi per gli automobilisti. Le nuove rotatorie hanno paralizzato De Matteis, soprattutto nelle ore di punta. La situazione è lentamente migliorata anche grazie al lavoro della polizia locale, presente con diversi uomini. La nuova circolazione prevede l'attivazione del doppio senso di circolazione di marcia sull'ultimo tratto di via Marco Tullio Cicerone, con la soppressione degli incroci semaforici. Gli automobilisti provenienti da via Marco Tullio Cicerone e dalla Villa Comunale possono adesso proseguire direttamente la marcia verso Viale Roma, senza l'obbligo di immettersi prima in via De Matteis e poi in via Adige. L'amministrazione comunale raccomanda, soprattutto in questi primi giorni, di prestare massima attenzione alla nuova segnaletica e alle indicazioni relative alle nuove direttrici di marcia.